Barakat deve il suo nome e le sue origini alla famiglia Baracchi, che ha fondato l'azienda nel 1946 e da tre generazioni gestisce questa avventura imprenditoriale. Nasce a Bibbiena, in provincia di Arezzo, con uno stabilimento che attualmente ricopre 300.000 metri quadri di superficie e da qui gestisce e serve tutto il territorio nazionale e i mercati esteri limitrofi. Negli anni Barakat ha acquisito un posto di rilievo nel settore dei prefabbricati in Italia, avendo lanciato sul mercato strutture rivoluzionarie per pregio architettonico e ricerca tecnologica. Da sempre noi ci vantiamo di fare architettura industriale, quindi di unire il mondo dell'ingegneria con quello del design e della ricerca estetica tipiche dell'architettura. La nostra sfida quotidiana è quella di realizzare manufatti in cemento che siano al tempo stesso economici, funzionali e fatti su misura delle esigenze del cliente. Per fare questo servono molti ingredienti, sicuramente una forte ingegneria, un forte contenuto di progettazione, materie prime di qualità, ma soprattutto tanta passione e tanta energia. Ed è in questo contesto che il nostro rapporto con Estra è sempre stato strategico come fornitore di gas necessario per alimentare i nostri processi produttivi. È un contenuto assolutamente determinante per la buona riuscita dei nostri prodotti. Baraklit è un nostro cliente da oltre 20 anni e in questo periodo l'ho accompagnato dal mercato di monopolio al libero mercato. Il mio ruolo consiste nell'essere quotidianamente a disposizione del cliente per risolvere qualsiasi esigenza relativa alla fornitura di gas. Ed è proprio questo quello che i clienti si aspettano da Estra.